Carolina! Nani! Wezza! 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 Ciao Nani! Giorgia! Pippa! Gazzele! Poi c'è la Milla! L'Aidi che non ho chiamato! Il Buffon! Che è il capo! Il caprone! Siamo in primavera e la natura si sta risvegliando. Le cime sono ancora un po' imbiancate dalla neve, ma qua nel fondovalle ci si prepara già per la vita dal peggio. Noi siamo a Premana e la nostra gita parte dalla zona industriale, in località Giabbio. Oggi si va all'Alpe Ariale. Oggi ci accompagna nel nostro giro Cesare, che è di Premana. Qual è il giro che ci proponi? Oggi partiamo dalla zona industriale di Giabbio. Passato Pont di Bonhomme, prendiamo per Lavinol, saliamo Porcile, Zuc, Dalben fino all'Alpe Ariale. Dislivello sui 600 metri e tempo di percorrenza un'ora, un'ora e mezza. Queste località sono tutte dei Loc. Sì, sono dei Loc che una volta stavano su solo con le vesti, adesso le vesti sono calate e sono diventate un po' più turistiche. Però le persone vanno lo stesso a tenere puliti i prati e a fare la legna e così. Qui a sinistra la strada che adesso percorreremo e anche i nostri amici Anna e Armando che cammineranno con noi oggi. Andiamo allora! Il primo nucleo di casa che troviamo si chiama Lavinol e già qua abbiamo la prima sorpresa. Signora, lei cosa sta facendo? Io sto schiacciando il formaggio, e il burro facciamo. Qui avete gli animali, le mucche? Sì, abbiamo mucche, la mucca e le capre. Ogni due giorni facciamo questo formaggio. E lo fate ancora col camino a legna? Sì, sì, sì. Con la legna, sì. Voi qua avete le mucche, cosa avete fatto stamattina? Ma la mucca, ho regolato le mucche, no? Il monte, dare da bere, tutto, portarvi il letame e tutti quei mattieri lì. Quando ho finito di regolare le mucche, abbiamo cominciato a fare il formaggio. Non è un formaggio grasso, è un formaggio magro. E invece con la panna cosa fa? Facciamo il burro naturale. E qui avete ancora la zangola di una volta? Zangola di 100 anni o forse anche di più, non lo so quanti. Una volta messo dentro la panna si gira per 20-25 minuti più o meno e si fa il burro. Questi sono i Loc dove ci troviamo adesso. Loc, sì, sono magenghi, dopo in premanese sono Loc, ecco. E qui gli animali stanno in primavera? In primavera, qui. Adesso siete qua nella parte bassa, però pian piano vi salzerete. Adesso, quando abbiamo finito di mettere a posto tutto, prendiamo la mucca, le capre e andiamo su. Andiamo a Porcil, come si chiama, ecco, che vuole mezz'ora, tre quarti d'ora arrivare su. Sì. E là stiamo tutto il mese di maggio, siamo là. Ci spostiamo, no? Un mese qua, due mesi là. Invece l'estate si sale in alpeggio. L'estate andiamo, io sono sempre andato in Casarsa, se sa dov'è, ecco.
Dopo circa 20 minuti di cammino siamo arrivati ad un altro loc. Qui c'è il signor Silvio. Come si chiama questo posto? Porcile. Porcile. Eccolo lì il galletto. Chi? Qui c'è una colonna sonora di tutto rispetto. Sì, ma si sta bene qua. Abbiamo sentito appena un chicchirichì. Sì, un paio di gallo, quattro galline, un paio di caprette e 7-8 pecore. E sto qua tutto l'anno. Lei accompagna sempre suo marito? Qualche volta, ci sto volentieri. Qua c'è sempre da fare? Sì, c'è sempre i mestieri e... un po' legna, un po' di tutto. E poi portate anche la nipote? E ogni tanto anche questa si aggrega, sì. A te piace venire qua? A me sì, mi piace venire perché ci sono le capre da curare o le pecore da fare qualcosa agli animali, comunque non è, come nel senso dargli da mangiare. Ti sembra di essere un po' Heidi? Un po' sì. Come si chiamano le caprette? Le caprette si chiamano Macchia e Diva. Sono due fratelli che purtroppo hanno perso la mamma e il papà. E la Diva ha fatto tre cuccioli, ma sono morti tutte e tre. Oh, poverini. Però ho visto che comandano loro sulle pecore. Sì, il Macchia poi scorna anche le queste qua. Scorna anche le pecore. Perché lui o da stangata la qua, o se no da stangata le pecore perché vuol farci sui corni, anche se già sono storti. Tutti storti. Che por sci troviamo anche la signora Maria. Lei ha tanti anni che vive qua. 90 anni ormai. Sono nata a Premana, ma mi hanno portato qua subito e sono ancora qua. E cos'è che si faceva qua? Quando eravamo ragazzi andavamo a scuola, avanti in Drea tutti i giorni. E dopo ho incominciato a lavorare la campagna perché avevamo 4-5 mucche. Lavorare la campagna, tagliare il fieno e lavorare. Sempre, sempre. E prima mi raccontava un aneddoto di quando era bambina che doveva fare i compiti. Quando eravamo bambini bisognava fare i compiti su una cassa, con questa qua, ecco. Dopo che siamo arrivati da Premana, prima bisognava portare il letame nel prato e dopo fare i compiti. E il mattino dopo via a scuola e dopo scuola qua e in Ancindere tutti i giorni così. Adesso non ha più le mucche, ma ancora le capre. Quattro capre. Lì da parte cos'è che c'è? Il secchio con la pasta per fare gli agrini. I formaggi di capra? I formaggini, ecco. E come mai è lì? È per maturare, perché bisogna tenerla al caldo, se no non viene densa di poterla lavorare, ecco. Io questa sera la prendo su, domani... è pronta per fare i caprini. Come è cambiato questo nucleo di case nel tempo? Una volta c'era tanta gente. Sì. Tutte queste volte qui c'erano dappertutto. E avreste andato ad Alben, dalla Winola ad Alben, tutte case, tutte bestie, tutte mucche, capre. Adesso non c'è più nessuno. A Premana ci stavamo poco. Invece l'estate dove andavate? Noi in Barconcelli. Ognuno gli il suo monte, insomma, ecco. Noi in Barconcelli. Comunque sempre in alpeggio. Sì, in alpeggio. C'erano su tante mucche allora, quel tempo lì ne su da 80 vacche. Dove state andando voi con le mucche? 50 metri avanti qua, abbiamo un'altra stalla. Ah, allora iniziate ad alzarvi? Ecco, sì, già. Prima eravamo giù là, adesso 50 metri neanche. Si prepara per l'estate allora? Per l'estate, sì, già. Adesso lasciamo andare le capre, no?
non ci vuoi imporre la foglia, invece di là non si può. Le squadre da solo non le lasciamo andare. Buon cammino allora. È contenta la mucca di uscire? Sì, ha fatto 2 o 3 salti. Scranchisce anche lei le gambe? No, sì, ecco, sì, perché 2 mesi che è legata là. Ah beh, allora sarà contenta. Vuoi provare anche te, Anna? Tirerei giù l'albero io. E allora proseguiamo che andiamo a mangiare, va. Andiamo. Noi stiamo continuando a salire lungo il nostro itinerario. Vediamo lo scorcio di Premane, qui si vedono anche i lavori di una volta, i lavori di fatica. Avete preso un lecchese che però ha sposato un oriundo premanese e quando si arriva in queste baite per guadagnarsi da mangiare bisogna lavorare. La legna ne consumiamo tanta, bisogna ricaricare il camino, ricaricare, fare scorta di legna per l'inverno e anche per l'estate per scaldare l'acqua. C'è qui una squadra di lavoratori. Insegniamo a lavorare la fatica del tagliare con gli attrezzi ancora di una volta. E noi che anche veniamo dalla città, però qui respiriamo l'aria buona e lavoriamo e ci facciamo venire fame. E noi invece ci facciamo venire fame andando avanti nel nostro giro. Salve. Una passeggiata. Una passeggiata. Grazie. Grazie. Questo vitello? 4 mesi. Fin quando lo tenete? No, questo è da leva, fa la mucca. E poi i nipotini sono curiosi di vedere gli animali? Questo qui è sempre il mes. Il mes è gli animali, pecore, mucche, cavalli. E allora vengono volentieri qua? Sì, perché qui sta bene. Stanno bene qua. E fa ancora il formaggio qua? Sì, l'ho fatto adesso. Ho finito adesso. Questa è tanti anni, è vecchia, ne ha cambiato di generazione. Anche quella c'è la Cordero, non mi dice il Cordero. E qui la strada si divide? Sì, chi va in Bedolino, Umbraga, Sasdarotto. E chi va in Chiarino, Pizdalban. E prima incontreremo Arial? Sì, prima l'Arial, rifugio. Quanto manca l'Arial? 25 minuti. Più o meno appena lì, 25 minuti. Thank you.
Eccoci Anna, siamo arrivati all'Alpe Ariale a 1330 metri. Evviva! Si mangia! Siamo arrivati ad Ariale, qua incontriamo Raffaele. Questo era un alpeggio un po' particolare di Premana. È un alpeggio particolare per Premana perché a differenza degli altri composti da nuclei di case private, composti solamente da una casera, la stalla e quello che è il nucleo della struttura di proprietà comunale che sin da tempi indietro affittava al privato insieme al pascolo per la monticazione. Alle nostre spalle si vede Premana e vediamo che questo alpeggio è circondato da tutte le montagne. È circondato dalle montagne, quindi ci troviamo in una valle con una vista che è il punto mozzafiato di questo paesaggio. Eccomi con Roberta che qui all'Alpe Ariale gestisce un agriturismo insieme a suo papà e ai suoi fratelli, è così? Siamo io, mio papà Stefano, le sorelle Monica, Sabrina e mio fratello Raffaele. Io sono la titolare dell'azienda agricola Marisa. L'azienda prende il nome di mia mamma proprio perché era stata lei, diciamo, ad avviare l'attività agricola già nel 1998, facendo poi anche la monticazione qui all'Alpe Ariale. Dopo un corso di studi di 5 anni come perito meccanico al Badoni di Lecco, ho deciso di seguire la mia passione e continuare a vivere quella che era la vita di mia mamma. L'azienda si trova nel comune di Premana, si trova proprio di fronte al paese e a livello di bestiame si compone di una ventina di bovini, 15 capre, i cavalli, i maiali e pollame. Le bestie stanno a valle, diciamo, fino alla fine di maggio, inizio giugno, dopodiché salgono qui in alpeggio per 90 giorni circa. Nel 2015 abbiamo deciso e quindi iniziato con l'attività di agriturismo qui in alpeggio. È un lavoro che richiede sacrifici, ma allo stesso tempo è ripagato da emozioni e grandi soddisfazioni. Complimenti, sei molto giovane, continua con questa tua passione, con questo tuo lavoro. Noi intanto adesso ci riposiamo un po' e ci guardiamo attorno. Tu sei di Premana, frequenti queste montagne e le conosci bene? Sì, diciamo abbastanza bene. Infatti io qua sopra sul Chiarino ho la baita e qua passo molto spesso. Questa zona diciamo che è bellissima dal punto di vista paesaggistico, visto che alle mie spalle si vede bene Pizzo Alto, il Monte Legnone, e andando avanti invece da questa parte si vede Monte Muggio, di qua le baite di Paglio e il Cimone di Marnio. Raffaele, ci ha detto tua sorella che qui vicino c'è una grotta. Sì, la grotta diciamo degli sbandati, dei partigiani, conosciuta come Buce di Sassolto, grotta dei partigiani. Si trova qui vicino, a 500 metri, 10 minuti, dove si nascondevano i ragazzi sbandati nella Seconda Guerra Mondiale. Allora andiamo a vederla. Andiamo subito. Ecco, sono proprio qua all'ingresso di questa cavità, vedete che l'ingresso è davvero molto stretto, era un posto ideale per nascondersi. Adesso provo a entrare. Siamo all'interno di questo anfratto, cosa sappiamo dei ragazzi che si nascondevano qua dentro? Ora, di sicuro erano ragazzi chiamati alle armi, più o meno sull'età della leva, che erano riusciti in qualche modo a non essere arruolati. Questo era un nascondiglio, diciamo, più che altro per i ragazzi di Chiarino, la montagna sopra, ma anche altri sbandati di altre località sempre permanenti sono passati qui.
Adesso siamo all'interno nella grotta dei Partigiani, Buoce de Sassolt, diamo alle spalle all'ingresso. Questa grotta conteneva dai 15 ai 20 ragazzi, passavano qui la loro giornata, erano riforniti dagli alpeggi vicini per le scorte alimentari, riuscivano a tenere d'occhio le vie di comunicazione giù al forno tramite delle feritoie che adesso con il tempo si sono chiuse. Quello che possiamo dire è che, seppur promiscue, era un rifugio di sicuro poco conosciuto e anche consentiva loro di avere una minima tranquillità e capire che cosa succedeva nelle zone circostanti. Di sicuro la vita non era facile per chi ha passato qui la loro giovinezza e i loro 20 anni. Gli ha salvato la vita sicuramente e ha permesso loro di fare una resistenza che, anche se non si è dimostrata nell'impugnare le armi, ha fatto una resistenza che è nel non cedere, il non arrendersi. Qui all'esterno della grotta è stata posta anche una targhetta commemorativa. È stata applicata in collaborazione con gli alpini in memoria alla festa della liberazione il 25 aprile come segno di riconoscimento a memoria per le azioni che sono state compiute qui in questa grotta. L'intenzione nostra come Agriturismo Malgariale, in collaborazione con gli alpini che hanno creato la targhetta, è di rendere agibile il sentiero come prima cosa e rendere agibile anche l'ingresso e l'interno della grotta. Quindi l'obiettivo è memoria prima di tutto, partendo proprio dalla Malgariale, venendo qui in tutta sicurezza. Un suggerimento che diamo è quello di non venire magari sprovveduti, munirsi di caschetto eccetera, non una persona da sola, perché oggi come oggi il sentiero è ancora un po' difficile da percorrere. E allora adesso torniamo all'agriturismo per concludere la nostra gita. All'alpeggio, dove incontriamo Roberta che ci ha preparato i piatti tipici. Cos'è che offrite voi? Allora, la cucina di oggi propone ravioli ripieni di ricotta e spinaci selvatici. Gli spinaci selvatici sono raccolti proprio qui in alpeggio e nel dialetto premanese sono chiamati rosec. Come secondo piatto invece, come protagonista della tavola, abbiamo il maiale, abbiamo quindi le costine arrosto e la mortadella di fegato accompagnato dalla polenta. La bresaola di manzo e i maiali allevati anch'essi in azienda. Abbiamo un assortimento di formaggi sia freschi che stagionati. Come formaggi stagionati il semigrasso, mentre invece come formaggi freschi la ricotta oppure il caprino fresco, tutto di latte vaccino. E al dolce ci pensiamo io e Monica. Abbiamo fatto una torta di mele. Ecco, dalla Roberta, e adesso ce la mangiamo. Va qui, che bella tavolata, complimenti. Ragazzi, c'è la torta, Anna, Armando, Cesare e tutti. Siamo in tantissimi oggi, eh? Ecco, Cesare, un invito a venire in questa zona, a Premana. Sì, venire qua sui nostri monti a trovare queste persone che ci danno il tempo, molto tempo per queste cose, e venire qua a visitare i nostri luoghi, i nostri alpeggi che abbiamo visto anche oggi, che ci sono ancora vivi. Allora noi ringraziamo Cesare che ci ha invitato oggi qui a Premana per registrare questa bellissima puntata, Anna e Armando che si sono immolati a camminare con noi oggi e naturalmente la famiglia Tenderini che ci ha offerto questa bellissima tavolata finale. E a questo punto vi diamo appuntamento ad una delle nostre prossime gite. Arrivederci, ciao! Ciao! Ed ora? Sulla torta! Evviva!
Mirta? Nano? Dai di!